Palermo inaugurata in via Roma la sede di Più Europa, le interviste alla segretario nazionale Benedetto della Vedova e a Fabrizio Ferrandelli. Oggi Più Europa lancia la nuova sede della campagna elettorale per le europee in Sicilia. La sfida che noi ci siamo assunti, che è quella di superare di slancio la soglia del 4%, parte dalla Sicilia, perché abbiamo bisogno innanzitutto dei voti del Sud e innanzitutto dei voti siciliani. Ed è per questo che siamo partiti proprio oggi a Palermo per la campagna elettorale. È la prima iniziativa sul territorio nazionale di campagna elettorale che io faccio, e voglio in particolare ringraziare tutti i siciliani che si sono mobilitati, che hanno fatto questa scelta coraggiosa. Oggi in Più Europa si investe, non si raccoglie. E in particolare volevo ringraziare Fabrizio Ferrandelli, che si è assunto l'onere di fare il coordinatore di questa campagna elettorale di Più Europa in Sicilia e in Sardegna, ma soprattutto in Sicilia, perché questo per noi è il punto decisivo. Raddoppiare, triplicare i voti in Sicilia è quello che ci serve per raggiungere il risultato sul piano nazionale. La Sicilia, cuore pulsante di un'area di libero scambio e ponte con l'Africa. Come l'Europa può aiutare questo processo? Come l'Italia può aiutare questo processo europeo? È evidente che abbiamo bisogno di una strategia europea di rapporto tra l'Europa e l'Africa, che non può essere un rapporto basato su un fenomeno di cui dobbiamo occuparci, ma che non è il vero fenomeno che lega Africa e Europa, cioè la migrazione e gli sbarchi. Africa e Europa sono legate da un comune destino in termini economici. Sono due aree economiche vicinissime, una ricca e matura economicamente come l'Europa, una in esplosione demografica ed economica. È naturale che si incontrino, ma incontrarsi significa volumi di miliardi di euro di commerci che devono esserci. I giovani, perché sono tanti giovani africani, anno dopo anno avvicinano modelli di consumi simili ai nostri, scelgono prodotti che, se non saranno europei, saranno cinesi. Dobbiamo porci questo obiettivo, le nostre imprese devono poter investire e molte imprese devono investire in Italia per portare i loro prodotti lì. Fabrizio Ferrandelli, Più Europa oggi inaugura la sua campagna elettorale in Sicilia. Come si fa a portare più Sicilia in Europa? Ma intanto noi non ci rassegniamo al fatto che una terra bellissima come la nostra possa essere una terra povera. La grande opportunità della creazione dell'area di libero scambio afro-mediterraneo può finalmente rendere la nostra regione, da periferia d'Europa, da discarica anche dell'Italia, a punta avanzata di protagonismo europeo per creare proprio quest'area. Io credo che questa nostra opportunità non vada sprecata, è il motivo per cui stiamo chiedendo a tutti i nostri militanti e sostenitori di metterci la faccia, di lanciare il cuore oltre l'ostacolo, di potersi spendere, perché chi non è sicuramente rappresentato dalle politiche di questo governo nazionale e chi ritiene che non sono coloro che hanno governato la Sicilia, dal Partito Democratico a Forza Italia, coloro che possono risolvere le condizioni di una regione bellissima ma piegata dalla incapacità e anche dalla inesperienza dell'affrontare questioni complesse. Io penso alle migliaia di euro di fondi comunitari che noi buttiamo e rimandiamo nuovamente a Bruxelles, perché nelle nostre città, nei nostri comuni, all'interno della nostre regioni non vengono neanche presentati i progetti per poter ricevere queste somme. E davanti a tutto questo noi non ci rassegniamo e vogliamo rappresentare quella parte di Sicilia che crediamo essere la maggioranza, che non si rassegna, che non si dispera, che si rimbocca le maniche e che crede che se davvero i guasti sono stati creati da altri prima di noi, c'è bisogno di una forza politica nuova che sia centrale nel dibattito. La nostra collocazione all'interno dell'ALDE, l'Alleanza dei Liberali e Democratici Europei, è equidistanti dai popolari in cui ci sta Forza Italia ed equidistanti anche dai socialisti europei all'interno dei quali si riconosce il PD, possa essere la risposta. Chi non vuole stare né con l'uno né con gli altri e non vuole aderire alla politica della paura o dell'assistenzialismo del governo nazionale può trovare in Più Europa dei protagonisti. Noi vogliamo raccogliere il meglio che abbiamo nel nostro territorio, ci stanno chiamando in tantissime associazioni, cittadini, amministrazioni,
amministratori di comuni grandi e di comuni piccoli. Oggi abbiamo lanciato il gruppo consigliare al comune di Palermo, di cui Cesare Mattaiano sarà capogruppo, il gruppo consigliare a Messina, in cui Alessandro De Leo, il più votato in quelle elezioni a Messina, aderisce al progetto di Più Europa, e tanti altri ne seguiranno nelle prossime ore, per dire basta. Chi voleva un contenitore che le desse l'opportunità di esprimersi e di parlare di territorio, finalmente in Più Europa l'ha trovato. Per noi si scrive Più Europa, si legge Più Sicilia in Europa.